Il programma, ormai siamo agli sgoccioli, e io intanto chiedevo se ci sono degli interventi. Avrei un saluto di Marta Cartabia e poi brevi spunti di Massimo Borghesi. Intanto chiedevo se appunto ci sono degli interventi. Meglio di tutto. Allora, mi ha mandato ieri una mail. Carissimo Vincenzo, una sfortunata sovrapposizione di impegni mi impedisce di partecipare al dibattito che hai organizzato intorno al bel libro di Massimo Borghesi. Sono sinceramente dispiaciuta per molte ragioni. Anzitutto perché è sempre sgradevole ritirare la disponibilità promessa da mesi. In secondo luogo perché al dibattito parteciperanno persone a cui mi sento legata da profondi sentimenti di stima, di amicizia, di debito intellettuale, tra cui in primis l'autore del libro. Infine, perché sono certa che mancherò ad un'occasione di grande arricchimento culturale. Il libro che discutete mi ha regalato una infinità di spunti di riflessione su problematiche che mi interrogano da tempo. Ripercorrendo il complesso rapporto fra teologia e politica, attraverso un'analisi storica che copre un arco temporale straordinariamente ampio, il lavoro di Borghesi ai miei occhi ha, anzitutto, il grande merito di chiarire un dato, cioè a dire che i continui cedimenti verso la teologia politica che attraversano la storia occidentale non appartengono al cristianesimo delle origini, fondato invece sulla distinzione fra il regno di Cesare e il regno di Dio. Non vi è traccia di teologia politica fino all'editto di Costantino, sul quale, da milanese, ho a lungo riflettuto in questo anniversario. Vero e proprio emblema della libertà di religione per tutti, in vista del bene comune e dell'interesse pubblico. La commissione di Piani inizia in un momento successivo e riemerge in varie forme lungo la storia del pensiero, come questo volume documenta con tanta ricchezza di fonti. Accompagnata dalla colta penna di Massimo, ho scoperto autori a me ignoti per tutti Peterson e riletto altri pensatori sotto diverse angolature. Le oscillazioni del pensiero di Agostino, le ambiguità di Smith, le posizioni culturali di tanti statisti che hanno segnato la nascita della Repubblica Italiana, le diverse fasi del pontificato di Giovanni Paolo e poi del Beckenford e Habermas fino al post-secolarismo contemporaneo. Di questa grande sintesi vi sono profondamente grata. Questo libro, una vera e propria maratona culturale sulla teologia politica, illumina i termini di una problematica di crescente attualità, senza pretendere di risolvere in un assetto definitivo un rapporto, quello fra teologia e politica, che è strutturalmente irrisolvibile e necessariamente dialettico, una dialettica senza sintesi, come l'autore nota citando Serra. Nelle sue pagine ho sentito riecheggiare il pensiero del cardinale Ratzinger e di Benedetto XVI, sul quale ho avuto a mia volta occasione di riflettere negli ultimi tempi. Cito fra virgolette: la storia è per così dire il regno della ragione e la politica non instaura il regno di Dio ma deve preoccuparsi per il giusto regno dell'uomo. Un rapporto dunque lega l'ordine politico e quello teologico, non una estraneità ma un rapporto tra sfere che sono e devono restare distinte, paradossalmente unite da un ineliminabile delta, legate da un inevitabile scarto che per il giurista prende la forma della inesauribile dialettica fra diritto e giustizia, risorsa fondamentale per l'incessante riforma del sistema giuridico e garanzia vera contro gli arbitri del potere. Ti prego di salutare affettuosamente ciascuno dei presenti, pregandoli di accettare le mie scuse. Buon Natale a tutti, Marta Cartabia.